FIT è una società manifatturiera che offre al mercato soluzioni per il trasporto di fluidi in materiale termoplastico. La nostra strategia di sostenibilità di Responsible Flow è orientata ad efficientare due ambiti, quello di processi e quello di prodotti. Quello di processi è indirizzato a aumentare l'efficienza in ambito idrico, di impronta carbonica, cioè l'energia, rifiuti e trasporti. Esempi per l'ambito energetico sono l'installazione di pannelli fotovoltaici e di trigeneratori, già avvenuti anche nel recente passato. Nell'ambito dei prodotti, la nostra attenzione è rivolta alla riduzione del peso dei prodotti e, ove questo non sia possibile, all'utilizzo di materiale riciclato in percentuali molto elevate. In questo modo si riesce ad abbattere l'impronta carbonica. Nel 2019 la sostenibilità è diventata parte della nostra vision. Dopo un paio d'anni abbiamo deciso anche di diventare Social Benefit, passaggio fondamentale che ha sancito la nostra volontà di essere in modo perenne orientati oltre allo scopo di lucro anche a quello di avere degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. E questo è un cambio, ripeto, epocale, perché cambia il modo di essere dell'azienda, la obbliga ogni anno a rendicontare il proprio impatto a livello ambientale e sociale. L'innovazione è al centro della nostra vision insieme alla sostenibilità. Sono naturalmente abbinate, perché la tecnologia, e quindi digitale, permette, nel nostro caso specifico con il QR code, di dare trasparenza ai nostri dati sia a livello aziendale che di prodotto. Per esempio, l'impronta carbonica tramite QR code può essere visibile direttamente dall'utilizzatore finale. In questo modo riusciamo in modo trasparente a trasferirgli tutte le informazioni relative al prodotto, quindi alla sua impronta carbonica, idrica e ad altre informazioni di carattere ambientale.